Tranquilla. Bevi questo. Ti farà bene. Avresti potuto lasciarmi nel fiume. Tu che avresti fatto? Ci avrei seriamente pensato. Chi ti dice che io non l'abbia fatto? Allora, perché corri tutti questi rischi per venire qui? Per la sorgente divina. So quello che stai cercando. Ma vorrei sapere perché. Quando ero piccola, ero sempre sola con mio padre. Era archeologo anche lui. Negli ultimi anni era ossessionato dalle leggende sull'immortalità. Ovviamente, nessuno gli credeva, me compresa. L'ultima discussione fu un litigio. Lui si è tolto la vita. Pensavo di averlo accettato, ma... È successo qualcos'altro. Ho visto cose che avevo sempre creduto impossibili. È cambiato tutto quanto. Ho capito che mio padre aveva ragione. È morto solo e a pezzi. Ma è morto per qualcosa. Quindi credi che la sorgente divina esista? Onestamente non lo so. Ma se ci fosse anche solo un fondo di verità, devo scoprirlo. Andrebbero fatte ricerche e studi. Questa cosa potrebbe cambiare il mondo, non può essere tenuta nascosta. I cambiamenti non sono sempre positivi. Vorresti che la Trinità scoprisse il segreto dell'immortalità? Certo che no. Quindi non ti chiedo di abbandonare la tua ricerca, ma di modificarne il tragitto. Unisciti a me e alla mia gente. Aiutaci a sconfiggere Constantine e la Trinità. E una volta fatto questo? Potrai lasciare la nostra valle. Ma saprai di aver fatto la cosa giusta. No. Mi dispiace. Non posso farlo. Non puoi? O non vuoi? Combatterò la Trinità con voi, ma il mio obiettivo non cambia. Se mollassi adesso... Sentiresti di avere deluso tuo padre? Non solo lui. Ho bisogno di risposte, Jacob. Ho bisogno di capire. Te ne vai. Ora devo pensare al mio villaggio. È lassù, sul passo. A un giorno di marcia da qui. Ma c'è una scorciatoia nella vecchia miniera di rame. Tu riposa. Tornerò presto. Abbiamo visto la nativa nella vecchia segheria. L'abbiamo ferita, ma sembra che abbia piazzato delle trappole lungo il perimetro. Finora c'è stata una sola vittima. Faccio un giro di rastrellamento.
sono di nuovo da sola. Jacob è andato avanti. C'è qualcosa in lui che ancora non mi è chiaro. È strano, ma in qualche modo rassicurante. Potrei dirgli qualsiasi cosa e non lo turberei. Non è una persona che dà giudizi, ma allo stesso tempo è difficile da scrutare. L'istinto mi dice che è una persona buona. Mi ha salvato la vita. Penso di potermi fidare di lui, almeno per ora. Ma non riesco a togliermi dalla testa che sa più di quello che dice. Non sparare. Sono con Jacob. Ci ha detto di aspettarti, ma questi bastardi sono arrivati prima. Santo cielo. Stai bene? Me la caverò. Ma gli invasori potrebbero tornare. Devo trovare un posto più sicuro. C'è una grotta là, oltre il ponte. E una tana di lupi, lì non cercheranno. Ma bisogna sbarazzarsi di quelle bestie. In queste condizioni non posso farlo. Se tu uccidessi i lupi, avremmo un posto sicuro dove radunarci. Forse ho anche qualcosa per la tua pistola. Ci aiuterai? Ok, vado. Resta al riparo. Tornerò presto. Grazie. Jacob aveva ragione su di te. Sei occupata della grotta. È sicura? La grotta è sicura. Vai, lì non correrai rischi. Grazie. Ecco, prendi.
Jacob ci ha chiesto di aiutarti a proteggerti. Sei stata tu ad aiutare noi. Soldati sovietici. Qui è successo qualcosa di tremendo. Non passa giorno che non pensi a papà. Per anni ce l'ho avuta con lui. Non sopportavo che pensasse solo al lavoro e si dedicasse a quelle che mi sembravano solo favole. In realtà non capivo. Mi ripeto che ero giovane, che non potevo sapere. Ma il risultato è che l'ho perso. Ora però, per qualche motivo, mi sento più vicina a lui di quanto mi sia mai stata quando era ancora vivo. Non è mai riuscito ad arrivare fino a questo punto. Ma so che è con me. La sorgente divina è qui e la troverò. Lara, tutto bene? Sì, sono ai piedi della vecchia cucina sovietica. Sto raggiungendo l'entrata della miniera sopra la base. Ci vediamo lì. Arrivo. Erano tenuti come animali. Anna non è qui per questioni di fede. Credo abbia altre motivazioni. È combattuta, lo vedo. Anch'io lo ero. Ma ognuno farà la sua parte. Cadavere, cadavere! Oh.